Maurizio Lastrico verso una nuova fiction su Rai 1, mi tremavano le gambe. Attor svela un retrocina su una nuova fiction, vestire i suoi panni è stata un'emozione da non poco. C'è grande attesa per il ritorno di Don Matteo su Rai 1. In queste settimane si stanno girando le riprese della quattordicesima stagione, che termineranno a settembre, per regalare al pubblico a casa 10 nuovi episodi da 100 minuti. La messa in onda della nuova stagione è prevista per marzo 2024 e Maurizio Lastrico, alias il PM Marco Nardi, sarà tra i protagonisti, insieme a Maria Chiara Gianetta, che interpreta Anna Olivieri. Ci aveva data per terminata ormai la trama dei du collegisi e do futo ricredere. I personaggi combineranno ancora tanti guai in quel di Spoleto. A romper il silenzio sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale TV Sorrisi e Canzoni è stato proprio l'attore ligure che presto sarà protagonista anche di una nuova fiction, Mameli. Li interpreto Garibaldi e Devo dire che è stata un'emozione non da poco, ha raccontato svelando poi. All'idea un po', mi tremavano le gambe. Mi sono preparato leggendo tutti gli scritti dello storico Alessandro Barbero sulle argomento. Maurizio Lastrico lo svela per la prima volta, è la cosa che mi ha più impressionato. L'attor di Don Matteo 14, che ha svelato un segreto su Anna e Marco di recente facendo una piccola anticipazione sulla nuova stagione, ha raccontato sulla fiction Mameli. La cosa che più mi ha colpito è che Gianel 1848 Garibaldi era una star internazionale paragonabile a quel moderne. Peccato solo che l'attore non ha potuto recitare nella sua Liguria, il set infatti è stato ricostruito a Roma. Legato alla sua terra, l'artista abita però nella capitale per ragioni di lavoro e qui ha trovato una nuova dimension. Noto attore non si ferma, il nuovo impegno dopo le riprese di Don Matteo 14. Sta girando in contemporanea le nuove puntate della fiction di Rai 1 e di Colmai Agen 2, l'attor ligure. Ma non è tutto, titik. L'estate 2023 sarà infatti all'insegna del lavoro e non ci sarà riposo per lui che il 12 agosto sarà a teatro con lo spettacolo, Lasciate ogni menata o fai che entrate. Non voglio perdere il contatto, gioker con il pubblico del vivo, ha raccontato, proseguendo poi, è la cosa che più mi piace. Ha raccontato poi che i suoi sketch nascono proprio dalla vita quotidiana da eventi che lo divertono, lo spaventano o catturano la sua attenzione. Subito dopo tutto viene riportato sulla scena in chiave ironica.